Buongiorno a tutti, benvenuti all'ultimo incontro di testimonianza di questa edizione di ERA della European Resistance Assembly. Abbiamo qua oggi un ospite per noi molto particolare in quanto Felix Lipsky, a cui do il benvenuto qua, è un ospite che proviene dalla Bielorussia. È particolare anche perché ha vissuto il periodo della Seconda Guerra Mondiale e della persecuzione degli ebrei bielorussi da bambino. Felix Lipsky è nato nel 1938 e è cresciuto assieme a sua madre perché suo padre, da attivista politico comunista, prima che nascesse Felix, è stato arrestato ed è sparito nell'arcipelago sovietico e non è mai più apparso. Come forse sapete, il 22 giugno del 1941 la Germania nazista attacca l'Unione Sovietica, la Bielorussia come il primo paese visto da ovest, cioè la prima repubblica sovietica che viene attaccata dai nazisti, viene occupata nel giro di pochi giorni. La città di Minsk, la capitale della Bielorussia dove è nato Felix, viene occupata 6 giorni dopo l'inizio dell'attacco all'Unione Sovietica e già un mese dopo, nel luglio del 1941, nella città di Minsk, i nazisti istituiscono un ghetto per la popolazione ebraica della città. In quel momento vivevano oltre 60.000 ebrei nella città di Minsk. Questi ebrei sono costretti a trasferirsi in un quartiere a nord della città, in un territorio molto piccolo, di neanche 2 chilometri quadrati, i tedeschi applicavano una regola che consentiva a ogni abitante nel ghetto uno spazio di circa 1,5 metri. Vuol dire che in una zona che era lunga meno di 1 chilometro su ogni lato abitavano fino a 80.000 persone, perché successivamente in questo ghetto vengono deportati anche degli ebrei tedeschi, però ne racconterà di più tardi Felix. Durante l'esistenza del ghetto avvengono diverse cosiddette azioni da parte dei nazisti, sono azioni di rastrellamento, di arresto di ebrei e deportazioni dal ghetto fuori dalla città con uccisioni delle persone deportate. In queste azioni vengono utilizzati a volte anche i cosiddetti gaswagen, che erano camion dove il gas di scarico veniva introdotto nello spazio dove prima è stata ammassata la gente, cioè lì dove di solito si caricava la merce, venivano rinchiusi gli ebrei e il gas di scarico veniva introdotto in quello spazio facendo soffocare le persone durante il viaggio dal ghetto fuori alla città, dove poi i morti venivano scaricati. Tanta gente nel ghetto doveva fare dei lavori forzati, per cui la gente ancora in grado di lavorare lasciava ogni tanto il ghetto in colonne di lavoro per fare dei lavori per i tedeschi nella città di Minsk e nei dintorni. Dopo un po' di tempo si comincia ad organizzare una resistenza molto particolare da parte della popolazione del ghetto, anche di questo Felix cercherà di raccontare qualcosa. È una resistenza che si concentra soprattutto all'organizzazione della fuga di il più possibile persone dal ghetto. Non è una resistenza che cerca di attaccare i tedeschi nella città, ma è una resistenza che cerca di far sopravvivere più persone possibili facendoli scappare dal ghetto
per farli arrivare nei boschi immensi che si trovano in Bielorussia, dove una parte della Seconda Guerra Mondiale ha vissuto anche Felix all'interno di un gruppo molto grande di ebrei scappati che hanno messo su una formazione militare loro stessi e hanno messo su anche un accampamento per famiglie dove abitavano fino a 800 persone tra bambini, adulti, nei boschi della Bielorussia. Felix da 15 anni con sua moglie e sulle sue figlie vive a Bochum in Germania, ha cominciato 15 anni fa a studiare la lingua tedesca, ad imparare la lingua tedesca, per cui condurrà l'incontro stamattina in tedesco. Vorrei anticipare che per noi è un testimone davvero molto particolare, in quanto essere stato bambino quando si sono verificati questi fatti, in lui, e lo dice lui stesso, si mischiano i ricordi che ha avuto da bambino tra i 3 e i 6 anni con i racconti della madre che assieme a lui ha sopravvissuto questo periodo e i racconti di amici, della famiglia, discussioni che sono avvenuti durante gli ultimi decenni. Herzlich willkommen zum letzten Zeitzeugengespräch hier im Rahmen von ERA. Ich wollte eigentlich nur eine ganz kurze Einführung machen, ist doch ein bisschen länger geworden. Wir haben heute die große Freude, Felix Lipski hier begrüßen zu können. Felix Lipski stammt aus Minsk, Bielorussland, ist für uns ein besonderer Zeitzeuge, weil er zum einen über jüdischen Widerstand erzählt, ein Thema, was in der Geschichtsschreibung in den letzten Jahrzehnten etwas zu kurz gekommen ist, gelinde gesagt. Zum anderen ist Felix Lipski ein besonderer Zeitzeuge, weil er die Zeit der deutschen Besatzung und der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung in Bielorussland als Kind erlebt hat. Felix ist 1938 geboren, im Mai, und ist bei seiner Mutter aufgewachsen. Sein Vater, er hat seinen Vater nie kennengelernt, der als aktiver Kommunist vor seiner Geburt oder kurz nach seiner Geburt verhaftet worden ist, wegen als sogenannter polnischer Spion und nie wieder aufgetaucht ist. Von daher wuchs Felix zusammen mit seiner Mutter auf und im Alter von 3 Jahren, am 22. Juni 1941, überfällt Nazi-Deutschland die Sowjetunion. Wie ihr wahrscheinlich wisst, liegt Bielorussland als erste Sowjetrepublik östlich von Polen und ist somit eine der ersten Sowjetrepubliken, die von den Nazis angegriffen werden. Die deutsche Armee überrollt innerhalb weniger Wochen Bielorussland. Es gibt tagelange Angriffe auf die Stadt Minsk, in der Felix geboren ist. Und nach wenigen Tagen des Angriffs der Deutschen auf die Sowjetunion wird die Stadt Minsk besetzt. Wenige Wochen nach der Besetzung, im Juli 1941, wird in Minsk ein Ghetto für die jüdische Bevölkerung eingerichtet, in der zu Anfang etwa 60.000 in Minsk lebende Jüdinnen und Juden eingesperrt werden. Dafür wird ein Stadtviertel im Norden der Stadt mit Stacheldraht umzäunt. Die Deutschen, also es ist ein relativ kleines Territorium, Felix wird davon wahrscheinlich noch ein bisschen was erzählen, weniger als 2 Quadratkilometer groß, auf dem viele 10.000 Menschen eingepfercht werden. Am Anfang, wie gesagt, 60.000 Minsker Juden. In der Folgezeit kommen dazu weitere Jüdinnen und Juden, die aus dem Deutschen Reich nach Minsk deportiert werden. Während der Existenz dieses Ghettos kommt es, wie in anderen Ghettos auch, zu sogenannten Aktionen der Nazis, bei der jüdische Bevölkerung im Ghetto im Rahmen von Razzien zusammengetrieben wird, aus der Stadt gebracht wird, um dort erschossen zu werden. Bei diesen Aktionen werden auch diese sogenannten Gaswagen eingesetzt, bei der Menschen auf der Ladefläche von LKWs zusammengepfercht werden und dann auf der Fahrt aus dem Ghetto an den Stadtrand mit den Abgasen der LKWs getötet werden. Viele Menschen, viele erwachsene Menschen im Ghetto müssen Zwangsarbeit leisten und werden deshalb in Arbeitskolonnen zusammengestellt. Auch das ist eine übliche Vorgehensweise in Ghettos gewesen, auch in dieser Situation noch die Arbeitskräfte auszunutzen. Es hat also viele Erwachsene gegeben, die immer wieder in Arbeitskolonnen das Ghetto verließen und für Deutsche Zwangsarbeit leisteten.
Nach einiger Zeit der Existenz des Ghettos organisierte sich dann ein Widerstand. Auch darüber wird Felix noch ein bisschen sprechen. Dieser Widerstand konzentrierte sich in Minsk hauptsächlich darauf, Menschen die Flucht aus dem Ghetto zu ermöglichen. Es war weniger ein Widerstand, der die Deutschen direkt traf, sondern eher ein Widerstand, der Überleben möglich machen sollte und so viele Menschen wie möglich die Gelegenheit geben sollte, zum Beispiel in den Wäldern Weißrusslands Schutz zu finden, so ähnlich wie es Felix und seiner Mutter geschehen ist, die, nachdem sie das Ghetto verlassen haben, lange Zeit in einem Wald in Weißrussland zusammen mit einer großen Menge jüdischer Menschen überlebt haben. Diese große Gruppe, zu der bis zu 800 Menschen gehörten, die gemeinsam ein Lager in einem Wald unterhielten, gehörte ebenso eine militärische Kampfeinheit, die sich gebildet hat. Felix lebt seit 15 Jahren in Bochum mit seiner Frau und seinen Töchtern und Angehörigen, hat vor 15 Jahren begonnen, Deutsch zu lernen, spricht Deutsch, es ist verständlich. Es wäre schön, wenn ihr euch konzentriert. Es ist manchmal, ja, manchmal muss man ein bisschen genau zuhören. Es ist aber trotzdem eine sehr authentische Erzählung, wie ich finde. Für uns ist es eine große Freude, dass Felix hier ist, weil er auch was eines der Ziele von ERA ist, nämlich über neue Arten der Erzählung von Widerstand nachzudenken, repräsentiert. Nämlich, Felix war 3 Jahre alt, als in Minsk das Ghetto entstanden ist und hat die Zeit des Zweiten Weltkrieges über die Folgejahre erlebt, war also zwischen 3 und 6 Jahre alt und erzählt diese Geschichte mit seinen Erinnerungen als Kind, die sich vermischen natürlich mit den Erzählungen, die in den Folgejahren durch seine Mutter, durch Familienangehörige dazugekommen sind und der Beschäftigung mit der Geschichte an sich. Das heißt, Felix ist eigentlich ein Mix aus direkter Erfahrung und Widerstandserfahrung, Verfolgungserfahrung der zweiten Generation. Und von daher sehr interessant auch für uns, nicht nur, weil er eben jemand ist, der eine wichtige historische Phase erlebt hat, sondern auch jemand, der Träger von Erinnerungen ist, die noch für hoffentlich lange Zeit verfügbar sind. Ja, guten Tag. Ich bedanke meinen Freund für eine gute Introduction. Meine deutsche Sprache ist nicht so gut grammatisch, verzeihen mir. Und er hat viel erzählt von meiner Geschichte, meiner Familie. Jetzt ich etwas versuche ergänzen, eine persönliche Erinnerung, wie ich nenne, eine weiße Flecken, welche ich später durch das Besprechen mit meiner Mutter in den Archiven recherchiert. Besonders interessante Recherchen waren in deutschen Archiven. Viele Dokumente, viele neue Dokumente gefunden in Deutschland, was ist von anderer Sicht, von deutscher Sicht, von unserer Sicht im Ghetto. Und besonders, ich beschäftige das Thema jüdischer Widerstand. Das ist das Thema, nach dem Kriegszeit, besonders der sowjetischen Juden, war verschwiegen. Minsk ist Hauptstadt von Weißrussland, ist fast 1000 Jahre alt. Juden wohnen in dieser Stadt fast 500 Jahre. Und vor dem Anfang des Zweiten Weltkrieges war in Minsk 340.000 Einwohner, ein Drittel von den Juden waren. Jetzt muss ich auf Italienisch übersetzen. Grazie tanto per questa introduzione, dice, sono state accennate alcune cose che vorrei precisare prossimamente. Come già è stato detto, ho vissuto questo periodo e mi sono interessato necessariamente nel periodo dopo la guerra di questa storia, in quanto nella nostra famiglia con gli amici si è parlato molto spesso di quello che è avvenuto e devo dire che di questa storia mi porto dietro tanti,
tante macchie bianche, li chiamo sempre, tanti buchi nella mia memoria che sono riuscito a riempire tramite i racconti dei familiari e tramite la ricerca negli archivi che ho fatto nei decenni, soprattutto ultimamente negli archivi tedeschi, dove c'è tutta un altro sguardo sugli avvenimenti durante la Seconda Guerra. Devo anche dire che in Unione Sovietica questa storia della persecuzione degli ebrei è una storia che è stata pressoché nascosta per molto tempo, non si è parlato in pubblico, non si è ricordato di questa storia. Provengo dalla Bielorussia, è un paese che esiste da 1000 anni, da circa 500 anni ci vivono ebrei nella Bielorussia. Quando è iniziata la Seconda Guerra Mondiale, nella città di Minsk, da dove provengo, abitavano circa 300.000 persone, di cui 80.000 erano ebrei, circa un terzo della popolazione erano ebrei. In Ghetto wurde versammelt Juden nicht nur von Minsk und Juden aus Dörfer und kleine Städte neben Minsk und die Leute, welche versuchen fliehen von deutsche Armee am westlichen Teil Weißrussland. Im Ghetto herrschte im Ghetto enorme Enge. In jedem Zimmer wohnen bis 20 Leute, manchmal das fremde Leute, keine Familie. Von ersten Tagen angefangen, die Leute gehen auf die Arbeit, Arbeitskolumne. Wer arbeitet, bekommt eine kleine Ration von Tag 125 Gramm Brot und 1 Liter westliche Suppe. La popolazione del ghetto, che all'inizio erano circa 60.000 persone, aumenta col tempo perché vengono portati dai tedeschi lì anche persone da altre parti dell'Europa, dalla Germania, gente che si è cercato di rifugiare da altri paesi verso est pensando di essere più sicuri in Unione Sovietica, cioè vengono arrestati e portati nel ghetto che si affollava in poco tempo sempre di più. Di solito nelle stanze delle case di legno di cui era costituito questo quartiere dove si trovava il ghetto, case di legno di un piano solo con 1 o 2 stanze piccole, in quelle stanze normalmente si trovavano tra 20 e 25 persone ad abitare. Di solito non erano famiglie di 20-25 persone, ma componenti di diverse famiglie che erano costretti da un momento all'altro ad abitare insieme. Gli adulti, quelli ancora abili al lavoro, ogni tanto venivano organizzati in colonne di lavoro, portati fuori dal ghetto dai tedeschi e costretti al lavoro forzato. Quelli che lavoravano ricevevano dei cibi in più, la grandiosa quantità di 120 grammi di pane e una zuppa acquosa, si dice, cioè una zuppa che non merita neanche il nome di zuppa. Die kleinen Kinder geht ins Ghetto am schwersten. Uns war es verboten, ohne einem Erwachsenen auf der Straße zu gehen. Wenn wir sehen, einen Deutschen in Uniform auftaucht, verstecken wir uns unter den Betten, unter den Treppen oder in eingerichtet für diesen Zweck ein Verschlagen, das Versteckplatz wurde unter dem Fußboden gebaut. Und neben dem großen russischen sogenannten Ofen, ein großer sogenannter russischer Ofen. Und man baut diese Versteckplätze unter der Erde und sehr gut getarnt und eine falsche Zimmer, falsche Wände und Dachboden. Und wenn jetzt gibt eine Gefahr und Angriff, die Juden eine Aktion im Ghetto, alle versuchen verstecken in diese Plätze. Diese Verstecke nennt man Malina. Das ist ein Gauner Himbeere. Das Wort Malina steht von Gauner Sprache, das eine Spelunke,
Diebeshöhle oder Kaundergehör. Per noi bambini la situazione era, come l'ho percepito io, molto difficile. Ai bambini non era consentito di lasciare le case, non potevamo girare liberamente senza essere accompagnati da adulti per le strade del ghetto. Mi ricordo che ogni volta che vedevamo qualcuno in divisa scappavamo, andavamo a nasconderci, andavamo nelle case, ci nascondevamo sotto i letti, sotto le scale, ci nascondevamo in momenti di pericolo durante queste cosiddette azioni, i rastrellamenti che i tedeschi a volte facevano nel ghetto, ci nascondevamo in nascondigli che si chiamavano Maline, è un nome in quella zona per una osteria di brutta fama, cioè un posto molto squallido dove si incontrano dei ladri, dei briganti, eccetera. In tantissime case del ghetto, nel giro di poco tempo, la gente si costruiva questo tipo di nascondigli. Ci si scavava dei buchi sotto il pavimento delle case piccole, ci si costruiva delle doppie pareti dove in pochi metri quadrati potevano stare per un tempo limitato decine di persone. Quindi ogni volta che entravano dei tedeschi all'interno del ghetto, noi bambini scappavamo e di solito anche gli adulti, cercando nascondiglio in questi posti precedentemente fatti, come diceva, a volte sotto il pavimento, a volte lungo la parete, a volte all'interno di queste stufe maioliche, si chiamano qua, queste stufe russe grandi di tutti i tipi, cioè si utilizzava qualsiasi spazio che si prestava per ospitare della gente nel momento di pericolo. Während über die zweijährige Existenz finden in Minsker Ghetto fünf große Massenmorde, sogenannte Aktionen oder in russischer Sprache das verbreitete Begriff Pogrom. In dieser Zeit, seit zwei Jahren, fünf große Pogrome und fast jeder Tag war eine kleine. 10, 20 Leute erschossen oder bis 200. Jede Nacht hat eine Ghetto hat Angst vor was ist passiert in dieser Nacht. Durante l'esistenza del ghetto, i tedeschi hanno fatto, come dicevamo più volte, hanno fatto queste azioni che loro stessi chiamavano azioni, avevano diversi nomi nel tempo, c'era la Altenaktion, la Kinderaktion eccetera, cioè azioni dedicate ai bambini, azioni dedicate ai vecchi, ai malati eccetera eccetera. Nel tempo dell'esistenza del ghetto hanno organizzato 5 grosse azioni durante i quali hanno deportato migliaia di gente in un momento solo. Però quotidianamente facevano le cosiddette azioni piccole, entravano in piccoli gruppi e uccidevano tutti i giorni della gente, a volte 10, a volte 20, a volte 200. Quindi la gente, noi vivevamo in continua paura da quello che avrebbe portato la notte successiva, il giorno successivo, perché non erano giorni in cui non entravano e sparavano sommariamente alla gente oppure li prendeva, portava via e li uccideva fuori dalla città. In diese Aktionen insgesamt in Minsk Ghetto seit zwei Jahren über 90.000 Juden in Jüdinnen erschossen. In questo ghetto, durante i 2 anni dell'esistenza del ghetto, a Minsk sono stati uccisi in questo modo oltre 90.000 persone. In diese großen Aktion geht in diesem Tage von 5.000 bis 18.000 ermordete. In große Aktion. Durante le azioni grandi che dicevamo, quelle che facevano 5 volte durante questi 2 anni, venivano uccisi tra 5 e 18.000 persone alla volta. Ich als kleines Kind behalte in meine Erinnerung nicht so chronologische, ausführliche Ereignisse, aber manche
was passiert in Minsk geht, ich kann erinnere mich. Es gibt im Zentrum Minsk bis heute eine große Grube, sogenannte Jama in Russischsprache. In diesem vor dem Krieg die Leute brauchen die Leim, von diesem ausgegrabenen Leim für das Haus. Und in diesem Tag, nach dem Erkennen, der 2. März, es war ein fröhlicher jüdischer Feiertag, Purim. In diesem Tag können Juden tanzen, trinken, bis bewusstlos, ja, und macht ein Pogrom. War ein Befehl, 5000 Leute, unabhängig von Alter, Krankheit und Geschlecht, sammeln mit kleinem Gepäck, die Wurzeln Minsk-Ghetto verlassen. Aber der Befehl nicht was ausgefüllt und gehen deutsche Truppen und angriffen die Leute, welche treffen auf die Trassen. Und teilweise diese Erwachsenen in Kolonnen gehen in den Lastwagen und sie draußen vom Ghetto ausgeführt, erschossen. Aber teilweise die Leute geblieben zu Hause, kranke, alte, sie waren erschossen ins Bett, in den Hof. In Minsk Ghetto war ein Sirote, ohne Eltern, Kinder. Eltern, Kinder? Ohne Eltern. Waisenhaus. Waisenhaus. In diesem Waisenhaus waren fast 200 Kinder, waren Ärzte, Pädagogen, Erzieherin. Diese alle Kinder mitgebracht, sie gehen zusammen mit ihren Erzieherin in die Grube und diese Grube, alle Kinder wurden erschossen. Das über 200 Kinder. In der ganzen Welt berühmt der Dr. Korczak, Janusz Korczak aus Warschauer Ghetto. Aber diese Erzieherin, die Erzieherin von Minsk Ghetto, das früher als Korczak diese Geld tat und zusammen mit Kindern in den Tod gegangen. Io mi ricordo una di queste azioni del 3 marzo del 42. Durante questa azione sono stati uccisi circa 6.000 persone e mi ricordo un posto fuori dal ghetto nella città di Minsk che era un enorme buco dove andava la gente per prendersi il materiale per costruirsi le case, cioè una cosa per incollare meglio, per chiudere i buchi tra il legno delle case, eccetera. Un posto molto conosciuto. Venivano portate lì diverse migliaia di persone con i camion e anche a piedi e venivano lì uccisi. E mi ricordo che il giorno dopo per il ghetto si trovava della gente uccisa nel ghetto, perché i tedeschi sono entrati, hanno fatto un rastrellamento, chi non era più in grado di camminare, tipo vecchi o malati, li uccidevano lì, li uccidevano nel letto, li uccidevano per strada e li lasciavano lì per strada e noi li vedevamo. E in quell'occasione è accaduto un altro episodio. Forse voi conoscete la storia di Janusz Korczak, un insegnante pedagogista che nel ghetto di Varsavia lavorava nell'orfanotrofio nel ghetto di Varsavia e lui nel momento della deportazione dei bambini del ghetto, dell'orfanotrofio, ha deciso di accompagnarli fino allo sterminio, cioè lui non era ebreo, però li ha accompagnati, è salito sul treno e si è fatto sterminare ad Auschwitz assieme ai bambini. È una storia conosciuta in tutto il mondo. A Minsk è successa una cosa simile, nell'orfanotrofio del ghetto, dove c'erano bambini che avevano perso precedentemente tutti i familiari, c'era un team di insegnanti e di medici che si occupava di 200 bambini. Nel momento dell'azione queste persone decidono di non lasciare i bambini, si sono fatti portare tutti quanti in quel buco, si sono fatti uccidere assieme ai 200 bambini a colpi di pistola dai tedeschi. Giusto per dire che ci sono momenti o ci sono episodi che diventano molto conosciuti
e ci sono altri episodi come quelli a Minsk dove il gesto delle persone è simile, però non lo viene a sapere nessuno. Meine Mutter und ich haben Glück, wir haben in dieser Razzia nicht angefallen und nächsten Tag, ich erinnere mich, ich stehe auf dem Ufer auf der Grube und sehe, was mein Kind hat, dass etwas Leichenkörper mit etwas weiß. Nach dem Krieg habe ich meine Mutter gefragt, was es war, warum weiß? Ich kann verstehen. Und sie hat mir erzählt, das waren viele Leute, welche waren zu Hause erschossen. Sie, besonders ältere Männer tragen diese Unterwäsche in weiß. Und sie hat in diese Grube mitgebracht. Noch eine Erfahrung bekommen, das war nach dem Erschossen ein leichter Schnee. Das 2. März ist ziemlich kalt. Und diese alle Leichen, jetzt verstehe, waren in weißen Klamotten, das Unterwäsche und mit Schnee gestreut. Io mi ricordo che il giorno dopo di questa azione del 2 marzo del 42, diese Grube war im Ghetto? Im Ghetto, in centro. Allora l'avevo capito male prima, questo buco, quel posto di uccisione non era fuori dal ghetto, era all'interno del ghetto e veniva però prima utilizzato dalla popolazione di tutta Minsk, poi quando c'era il ghetto non ci potevano più accedere. Comunque le uccisioni avvenivano presso quel buco e mi ricordo che il giorno dopo ci siamo andati, tanto il ghetto era piccolissimo come avevamo detto, no? C'erano alcune strade, alcune vie piena di gente e ci passavamo e io mi ricordo di aver visto tanti corpi bianchi, ma bianchi bianchi come questo tavolo. C'ho questa immagine ancora davanti agli occhi. Poi dopo ho chiesto a mia madre cos'era, perché dopo la guerra mi ricordavo di quell'immagine che avevo rimosso per un po' di tempo e ne abbiamo parlato con mia madre. Lei mi ha detto che forse era la neve, perché in marzo da noi c'è ancora molto freddo e ogni tanto nevicava e forse era stato questa massa di gente era stata coperta di un strato di neve. In ghetto herrscht grosser Hunger. Einwohner von ghetto fast keine Essen nicht bekommen. Einige kann kriegen, welche Leute gehen auf der Arbeit, andere kann etwas überleben. Wir haben etwas, wir halten etwas kostbare Klamotten, Uhr und etwas Gold, können umtauschen mit dem staatlichen russischen Einwohner. Und was noch etwas geblieben in Erinnerung war, okay, ja, das große Angst, immer Angst, was kann passieren in nächster Stunde. Und das ist vielleicht das geblieben in etwas Innere bis heute. Viele Leute, meine Kameraden, welche bis heute Zeiten, heutige Zeiten. Wie konntet ihr mit der belarussischen Bevölkerung handeln? Minsk Ghetto war begrenzt mit einer Reihe stehende Stacheldraht. Minsk war enge Straßen und steht eine Reihe Stacheldraht und diese Bürger stehen von der russischen Seite von der Kante. Leute gehen und können das mit Hand schicken. Es war kein elektrisches Draht, kein Wachturm, das nur gehen am Tag sehr selten Patrouillen, am Nacht gehen Patrouillen und Ghetto Draht. Das kann, es gibt eine Möglichkeit, die Leute können treffen. Und es geht am Tausch, das Change Englisch. Der Jude gibt eine Uhr zum Beispiel, bekommt ein Stück Brot oder einen guten Anzug und umtauscht ein Kilo Speck. Mi ricordo che c'era la fame nel ghetto. Mi ricordo che la gente che abitava lì, e me lo dicevano anche quelli che non avevano, che non erano costretti a far parte di queste colonne di lavoro, del lavoro forzato, che non ricevevano quel pane e questa brodaglia,
avevano difficoltà di nutrirsi, i tedeschi non facevano entrare del cibo nel ghetto, non se ne occupavano del nutrimento della popolazione ebraica, quindi c'era la necessità di procurarsi qualcosa da mangiare. Una particolarità del ghetto di Minsk era che non era un ghetto completamente isolato dal resto della città. C'era il filo spinato tutto intorno, però all'interno della città le strade erano molto strette e in mezzo alla strada avevano fatto una recinzione di filo spinato, non c'erano torri di vedetta dei tedeschi, ma c'erano delle pattuglie che giravano intorno al ghetto, però non erano sempre ovunque, quindi c'era la possibilità di fare del cambio con un orologio buono, con un po' di oro, con degli abiti buoni, e ci si poteva incontrare con la popolazione bielorussa. Davanti a questa recinzione si poteva quasi stringere la mano e scambiarsi qualcosa. Uno, come diceva, dava un orologio e riceveva in cambio un pezzo di pane, oppure dava un abito buono e riceveva in cambio un chilo di speck o altre cose. E queste erano le in minime quantità arrivavano cibi con cui il ghetto si poteva a malapena nutrire, però la fame era sempre presente e era sempre presente una grande paura dalle prossime mosse dai tedeschi. Am Frühling fast kein Gras war im Ghetto. Leute sammeln dieses Gras, etwas versuchen kochen, etwas nicht geschmeckt gut. Und ich erinnere mich, als Delikatesse war eine Suppe von Brennessel. Nella primavera del 40, no. Wenn war gar kein Gras mehr im Sommer. Mi ricordo che in primavera in tutto il ghetto non c'era più l'erba sui prati, cioè c'erano prati o piccoli parchi, pezzetti per strada dove normalmente cresce l'erba, come anche nelle vostre città. Da noi non c'era più un filo d'erba, la gente utilizzava tutto cercando di creare qualcosa di mangibile. E mi ricordo per esempio una terribile zuppa di ortiche, che non mi è piaciuto, però si faceva anche qualcosa da mangiare dalle ortiche. Sehr selten bringt meine Mutter von einer Gelegenheit diese Reste von den Kartoffelschalen. Sie machen diese Waschen und die Wolfmaschine und das machen eine Puffen, Kartoffelpuffen. Una cosa buona che mia madre è riuscita a preparare erano le, penso che si chiamano frittelle di patate, cioè patate. Erano le bucce delle patate, le bucce erano molto sottili, bucce di patate tritate e poi elaborate con qualcosa, e di questo mi ha fatto delle frittelle di patate. Luxus war. Era un lusso. Ja. Und weitergehend die Pogrome, diese große Aktion in Minsk Ghetto war am 28. und 30. Juli 42. In diese Tage, vier Tage, erschossen, vergast in Gaswagen, fast 18.000 Juden, 3.000 deportiert aus Deutschland e Österreich. La più grande azione poi, come dicevamo, nel luglio del 41 il ghetto è stato istituito, la più grande azione avveniva circa un anno dopo, il 28 luglio del 42, durante la quale i tedeschi hanno portato fuori dal ghetto sia a piedi per le uccisioni sia tramite i cosiddetti Gaswagen, questi camion per trasportare la gente e soffocarli, circa 18.000 persone, di cui 3.500 provenienti dall'Europa occidentale, la Germania e altri paesi da dove venivano deportati a Minsk. An diesem Pogrom kann ich mich noch gut erinnern. In einem kleinen und gut versteckten Zimmerchen verborgen sich mehr als 20 Personen. Das wäre jetzt Raum 4 Meter nach 1,5 Meter. Und eine falsche Wand war. Und diese Personen stehen eng zusammen gequetscht, gedruckt. Und wir hören
draußen Schüsse, Schreie von Henker, die Opfer. Und uns quält noch Todesangst, als auch erstickende Hitze. Ende Juli, draußen wirkt über 30 Grad Wärme. Wir haben keine Luft und Angst und was ein unerträglicher Durst. In diesen Versteckplätzen, weil am meisten Leute behalten sich ein, zwei Tage. Und das hat lange gedauert. Wir haben keine Vorräte, kein Wasser. Und da ganz enorm litten diese Kinder darunter. Die Frauen geben uns eine stinkende, warme Flüssigkeit zu trinken. Als ich schon erwachsen war, habe ich erst verstanden, dass war dieser Urin war. Nach Ende des Pogroms ist uns gelungen, aus dem Versteck herauszukommen. Überall in den Straßen lagen die Leichen der Menschen, die umgebracht wurden, als sie versuchten, fliehen, zu retten. Es gibt nach den vier heißen Tagen geht eine Sommerplatzregen. Die Wasser floss auf das auf die Straßen, Rinner, vermischte mit Blut der Toten und wurde fast rot. In diesen Tagen hat meine Mutter bei mir die erste graue Haare entdeckt. Mi ricordo molto bene questa azione del 28 luglio del 1942. Era un'azione che si svolgeva durante quattro giornate. Non era solo il 28 luglio, era il 28, il 29, il 30 e il 31 luglio. Quattro giorni in cui continuamente truppe tedesche entravano, prelevavano delle persone e li portavano via. Noi avevamo la fortuna di esserci accorti dell'entrata dei tedeschi e ci eravamo nascosti in uno di questi maligne, uno di questi piccoli nascondigli. Era uno spazio con la doppia parete nella casa, era lungo circa 4 metri e largo 1,5 metri. In questo spazio eravamo in circa 20 persone, tutti in piedi, cioè erano 6 metri quadrati, 20 persone, e stavamo lì. E mi ricordo che era luglio, e luglio fa caldo anche da noi, fuori c'erano 30-32 gradi, faceva un caldo pazzesco, ci si sudava, non avevamo delle provviste, cioè non c'era il cibo, non c'era acqua, non c'era il tempo di organizzarsi, la gente si rifugiava e basta, poi bisognava aspettare cosa succedeva. E noi per giorni, io mi ricordo che per giorni sentivamo gli spari, sentivamo gente fuori per strada a urlare, a piangere, perché erano feriti, venivano picchiati, a implorare con questo caldo, senza cibo, e noi bambini avevamo una sete pazzesca, cioè soffrivamo della sete. E io ho ricevuto, poi noi piccoli, io avevo 4 anni e mezzo in quel periodo, le donne ci davano un liquido strano, un liquido un po' scuro, di un cattivo odore che abbiamo bevuto. E solo quando ero adulto, mia madre un giorno mi ha raccontato che era l'urina delle donne, che raccoglievano in una ciotola l'urina e lo davano a bere ai bambini giusto per dargli qualcosa, perché non c'era niente. Stavamo lì, come ho detto, 4 giorni, giorno di notte, tutti insieme. Quando il tutto era finito, mi ricordo, siamo usciti da questo nascondiglio, siamo entrati per strada ed era tutto pieno di gente uccisa, c'era il sangue ovunque, i corpi per strada lasciati lì, picchiati a morte, uccisi,
Poco dopo che avevamo lasciato il nascondiglio, cominciava a piovere e la pioggia su un pavimento come questo qua portava via, cioè, la pioggia era molto forte, una pioggia breve però molto forte, e cominciavano delle torrenti, no? delle corse d'acqua lungo la strada, ed era un'acqua scura, era acqua rossa che si faceva, che si vedeva lì. E mia madre mi ha detto dopo che dopo questi 4 giorni ha trovato il primo capello grigio in testa mia. Kann viel, viel erzählen, meine Selbsterfahrung und von anderen Leuten. Ich noch eine Episode. Wir waren in Minsk, wir sind in Minsk, etwas passiert. Ein Attentat auf den deutschen Soldaten oder Offizieren und Polizisten. Die Deutschen nehmen eine als Vergeltung eine 100 Einwohner von Minsk, russische, weißrussische oder Juden. Am liebsten waren die Juden, weil sie haben zusammen gesammelt. Wie geht diese Aktion? Weil zum Beispiel kommt ein Auto, sogenannte Gaswagen. Nicht so viele Leute kennen, was ist Kriterien. Gaswagen ist eine mobile Gaskammer. Das gebaut ein Lastwagen, Lastkraftwagen der Firma Daimler, war kleine und große, kleine für 30 Personen, große von 75 bis 100. Eine hermetisch angebaute diese Gebäude, getarnt als Hauschen, mit einem Bus mit Fenster getarnt. Und wenn die Leute diese Kammer, Gaswagen ausgeführt, die ganzen Leute, 20 das war, die fahren 30, 40 Minuten von Minsk-Ghetto bis Vernichtungsplatz, so waren die vorbereiteten Gruben, und diese Leiche schon war Leiche, vergaste Leute. Das geht Abgas von diesem Motor. Und magari un altro episodio, però come preparazione, diceva Felix, succedeva ogni tanto che i tedeschi entravano per delle azioni di punizione, perché fuori dal ghetto è stato aggredito un tedesco, ucciso un tedesco, sono stati atti di sabotaggio, e facevano azioni sia contro la popolazione non ebraica di Minsk a volte, ma a volte anche contro gli ebrei. Era più semplice farlo contro gli ebrei, lo facevano più volentieri, perché tanto eravamo già tutti ammassati lì, c'era un casino di gente su poco spazio e si faceva molto presto. Di solito un tedesco per 100 vittime, no? Cioè, un tedesco ucciso significava che loro spesso uccidevano altre 100 persone. Da noi 100 persone si trovava nel giro di pochi minuti, tanto eravamo tutti lì. A volte arrestavano la gente così, cioè entravano e chi c'era lo prendevano e lo portavano via. A volte entravano anche con i camion, con i cosiddetti Gaswagen. Erano praticamente camere a gas mobili, costruiti sui camion della Mercedes, della Daimler. Erano camion, avevano dei camion piccoli dove stavano circa 30 persone, avevano camion un po' più grandi dove mettevano dentro fino a 75 persone. E nella parte dove di solito si caricava la merce, cioè quella parte lì ben chiusa, da fuori sembrava un grande camper, sembrava quasi un bus. Avevano disegnato sopra una finestra, la finestra non c'era, era tutto solo disegnato, e visto da un po' da lontano sembrava una specie di autobus o di camper. Comunque entravano e facevano entrare della gente lì, invece di portarli via o ucciderli in un altro posto, chiudevano, il camion cominciava
il suo viaggio di 30-40 minuti fuori dalla città di Minsk, dove sono state scavate dei buchi precedentemente, il luogo di uccisione, quello solito dove aprivano un buco dopo l'altro, uccidevano della gente, lo chiudevano e ne aprivano un altro. E quando i camion erano arrivati, dopo 30-40 minuti, la gente dietro era morta, veniva scaricata dentro i buchi e un altro giro. Einmal, das war am Ende Frühling 43, kam das, diese Auto in Minsk-Ghetto und wir haben kein Glück, meine Mutter und ich, wir passieren in die Razzia. Der Wagen steht auf einem Platz und die deutsche Patrouillen gehen und sammeln diese Opfer. Wir haben in diesem kleinen Gaswagen war vielleicht schon 20 Leute, einige schon gebetet, geweint und andere schon etwas fluchten. Und von diesem, das war, der Auto steht, der Fahrer sitzt in der Kabine, ein Wacher steht neben der Tür und andere gehen durch die Ghetto und finden das nächste Opfer. Und ein, vielleicht kennender Mann, ein braver Mann hat entschieden, die Tür mit dem Fuß gestopft, der Wächter gefallen und alle Leute angefangen, springen aus von diesem Auto und was behalte ich bis heute? Wir laufen. Mit meiner Mutter hat mich diese Hand festgehalten. Wir laufen und laufen durch die Hofe, durch die nicht so viele geblieben, diese Buschen und wenn diese Schüsse und Schrei etwas aufgehört, wir finden eine Zuflucht in einem Stall, wo steht eine Matratze, wie ein Zelt, ne? Und wir verstecken unter der Matratze. Ich kenne das einmalige, was kann passieren, Leute von Gaswagen wurden gerettet. Kunke. Anfang 43 war das? Das am Ende Frühling. 43 in primavera del 43, io avevo già 5 anni, o stavo per compiere 5 anni, dice Felix, ci siamo capitati mia madre e io in uno di questi camion. Eravamo un po' sfortunati, erano entrati con i camion l'ennesima volta nel ghetto e siamo capitati nella retata che facevano nel piccolo rastrellamento. Di solito funzionava così: parcheggiavano il gaswagen, il camion in un posto, c'era una guardia armata e in un gruppetto di tedeschi giravano le strade intorno, prendevano la gente, li caricavano, chiudevano, rimaneva lì la guardia e loro tornavano di nuovo, cioè finché avevano ammassato abbastanza gente all'interno del camion e il camion è partito. Quando hanno preso noi, cioè hanno preso mia madre e me che eravamo lì, arrivano due tedeschi, ci prendono, ci caricano sul camion, lì dentro c'erano già 20 persone circa. Poi io mi ricordo che a un certo momento eravamo in 20 e c'era gente che pregava, c'era gente che urlava, qualcuno piangeva perché ormai si capiva cosa succedeva. E c'era l'autista seduto davanti che aspettava, dietro alla porta che è stata chiusa, c'era la guardia, una, e gli altri tedeschi erano partiti per portare lì altre vittime, per cercare altri ebrei da caricare con noi. In quel momento c'è stato un uomo molto bravo con noi lì, ha dato un calcio molto forte alla porta, è caduta la guardia e tutta la gente è scappata da quel camion. Io mi ricordo come corro con mia madre che mi tiene per mano, mi trascina dietro di sé, corriamo per le piccole strade, le viuzze del ghetto. Io sento spari perché si accorgono le altre guardie e cominciano a sparare su di noi, non so cosa sia successo, comunque noi siamo riusciti dopo un po' a nasconderci, cioè, cessavano a sparare, noi eravamo scappati, non so se qualcun altro è stato colpito o no, tanto in quel momento ci si pensa solo a se stessi. Ed io ero piccolo, siamo riusciti a nasconderci in una stalla dove mi ricordo in un angolo della stalla era appoggiato un materasso molto grande e ci siamo nascosti sotto quel, cioè dietro a quel materasso, a me sembrava come una tenda.
Ohne Krankheit. Ohne Krankheit. Während Krankheit. Am Ende Minsk-Ghetto war in Zeit von 21 bis 23. Oktober 1943 endgültig vernichtet. In diesen Tagen wurden fast 6.000 Juden entweder erschossen oder in die Gaswagen vergast. Als die Rote Armee am 3. Juli 1944 befreit Minsk, herausgekrochen aus den Ruinen eines Gebäudes 26 total erschöpfte Menschen. Es waren die letzten Gefangene des Ghetto, die sich fast 9 Monate in einem tiefen Keller versteckt haben. Giusto per chiudere il racconto, la storia del ghetto di Minsk, alla fine dell'ottobre 1943 i tedeschi hanno liquidato il ghetto, come si diceva, hanno deportato gli ultimi 6.000 abitanti del ghetto, cioè una volta erano 90.000, gli ultimi 6.000 che erano ancora vivi hanno portato fuori dalla città, li hanno uccisi e hanno lasciato quel posto lì. Quando nel 3 luglio del 1944 l'Armata Rossa ha liberato la città di Minsk, sono arrivato in un posto all'interno dell'ex ghetto da dove sono sbucate 26 persone completamente dimagrite, irritate, sfinite, che si sono nascosti per 9 mesi in una cantina molto profonda che si trovavano all'interno del ghetto. Erano gli ultimi sopravvissuti del ghetto che non sono stati, come dicevano, liquidati. Das war eine kurze Chronik der Tragödie des Minsk-Ghetto. Aber darf man auch nicht die Geschichte des heldenmutigen Widerstands des Gefangenen im Minsk-Ghetto gegen die Nazis vergessen? Ich sage, jede Sache galt zweiseitig. Medaille, einseitige Tragödie und zweiseitig dieser Widerstand. Allgemeine Bemerkung, schon angefangen, mein Freund. Was bedeutet Begriff jüdischer Widerstand in Zeit Zweiter Weltkrieg? Am meisten assoziiert bei der Mehrheit nur mit Aufstand in Warschauer Ghetto. 19. April 1943. Am meisten Leute haben eine Vorstellung, dass Juden in die Ghettos, in KZ-Lagers, wie Schafe zum Tod ohne Widerstand gegangen sind. Questo era un po' la cronica, il racconto anche di alcuni episodi che ho vissuto io del ghetto di Minsk. Però l'altro lato della medaglia è che non ci sono state solo vittime, c'è stata anche una resistenza, direi, eroica di una parte o della popolazione ebraica. E vorrei perdere un po' di tempo per parlare della resistenza ebraica anche a Minsk, perché quando si parla di resistenza di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, spesso l'unico episodio che è conosciuto dalla gente è la resistenza nel ghetto di Varsavia. E spesso nel ghetto di Varsavia, che è molto famoso, e spesso la gente pensa, almeno è la mia esperienza, che gli ebrei si sono fatti uccidere come le pecore, cioè si sono fatti radunare, portare al luogo di uccisione e si sono fatti tutti uccidere. Immer wieder wurden nur Juden gefragt, warum haben sie mit der deutschen Macht in besetzten Ländern nicht gekämpft. Keiner stellt dieselbe Frage, die Millionen sowjetische und deutsche, auch italienische Kriegsgefangene, hunderttausend Kriegsgefangene, welche junge, kräftige, militärisch ausgebildete Leute gehen in lange Kolumnen
in der Begleitung eine kleine Wache in Gefängnislager. Ohne Widerstand marschieren. Molto spesso gli ebrei sono stati chiesti: ma perché vi siete fatti uccidere? Perché non avete resistito? Perché non vi siete opposti? Io chiedo, ha mai chiesto qualcuno alle centinaia di migliaia di prigionieri di guerra sovietici, tedeschi, anche italiani, che erano giovani, maschi, addestrati, coraggiosi, pieni di forza, che si sono fatti portare in prigionia con 2-3 altre persone armate in lunghe colonne? Conosciamo tutte le foto, c'erano colonne di chilometri con pochissime guardie e si sono fatti portare nei campi di concentramento, nei campi di prigionia, senza resistere. Das Robin Austin, unter Begriff, das ist ein Autor, jüdischer Widerstand in Polen in den Gesetzgebieten der Sowjetunion versteht. Erste, Aktivitäten, um bewaffnete Individuen und Gruppen zu verteidigen ihres Lebens und ihrer menschlichen Würde. Zweitens, Teilnahme am Partisanenkrieg gegen Deutschen und ihres örtlichen Verbündete auf sowjetischen und polnischen Boden. Untergrundarbeiten und Revolten in städtlichen Ghettos. Flüchten aus und aufstanden in des Todeslager. Lo storico Ruben Einstein ha fatto delle ricerche sulla resistenza ebraica e ha scritto praticamente una classificazione, non una classificazione, però 4 punti di resistenza che sono avvenuti in molte occasioni durante la Seconda Guerra Mondiale. La prima sono attività non armate di individui e gruppi per la difesa della vita e della dignità umana come un atto di resistenza, avvenuto molto molto spesso, cioè la qualsiasi azione per prolungare la vita. La seconda è la partecipazione alla guerra partigiana contro i tedeschi e i locali collaboratori. La terza è il lavoro clandestino e le rivolte nei vari ghetti in Europa. E la quarta categoria sono le fughe dai ghetti, le fughe dai campi di concentramento, dai campi di sterminio e le rivolte all'interno dei campi di sterminio che, come sappiamo, c'erano diverse, almeno diversi tentativi, pochi riusciti, però di tentativi ce n'erano parecchi. Manco gli storici teilen passiver Widerstand der Flucht, verbergen in Bunker, Änderung der Nationalität, Fluchthilfe und Selbstmord. Und aktiver Untergrundwiderstand, Waffensammeln, Sabotage und Sabotageakten, Aufstand in Ghettos und Todeslager, Partisanenkrieg. Alcuni storici dividono la resistenza in resistenza passiva e resistenza attiva. Secondo me non sono mica tanto d'accordo, dice. Però la resistenza passiva è la fuga, nascondersi in bunker, il cambio della nazionalità, l'aiuto alla fuga oppure il suicidio. La resistenza attiva viene chiamato la resistenza clandestina, il raccogliere di armi, il sabotaggio, le rivolte nei ghetti e nei campi di sterminio, come anche la guerra partigiana. In Minsk, Untergrundbewegung in Minsk Ghetto war einzigartig in der Geschichte der Widerstandsbewegung in der Zeit Holocaust. Juden in Minsk Ghetto schon sehr rasch verstanden, dass sie haben keine Chance des Kriegs überleben ins Ghetto. Ghetto heißt Tod. Schon nach 3 Wochen von gegründete Ghetto bildete sich die erste Untergrundorganisation. Was sehr wichtig war,
Es war eine kommunistische Organisation, weil in der Sowjetischen Union war keine jüdische Vereinigung und Parteien erlaubt waren, waren vor dem Krieg. Keine religiöse Vereinigung, jüdische, orthodoxische und andere. Die politische und soziale Struktur des sowjetischen Judentums war andersartig als bei jüdischen Gesellschaften west- und mitteleuropäischen Länder. In diesen Ländern, in Warschau-Ghetto, in Vilno-Ghetto, in Kauno, in Litauen, war Streit zwischen Untergrundteilnehmern, weil sie repräsentiert verschiedene Parteien, kommunistische, sozialistische, sionistische, religiöse, rechte und linke, das war großer Streit, besonders in Warschau-Ghetto. La organizzazione clandestina che si è organizzata velocemente nel ghetto di Minsk, di cui non abbiamo ancora parlato, è un'organizzazione molto molto particolare. Cioè, sin dall'inizio la gente del ghetto, soprattutto i più giovani, hanno capito che non c'è nessun modo di opporsi lì dentro. Ghetto significa morte, dice Felix. E non c'era niente da fare. Chi stava dentro il ghetto era destinato ad essere sterminato prima o poi. Quindi si è cercato di organizzarsi per trovare delle soluzioni. La particolarità era che nel ghetto di Minsk, al contrario a tanti altri ghetti, anche al contrario alle storie che forse conoscete del ghetto di Varsavia o di Vilna, era un'organizzazione clandestina, sì ebraica, ma comunista. Erano tutti comunisti, perché in Unione Sovietica, dove in quel periodo, cioè prima della guerra, si trovava Minsk, le organizzazioni ebraiche, sia politiche che religiose, erano vietate, non c'erano. Al contrario agli altri ghetti, tipo a Varsavia, dove le confrontazioni erano molto forti, non c'erano diverse frazioni all'interno della resistenza. C'era una resistenza organizzata da giovani comunisti ebrei. Non c'erano giovani socialisti ebrei o religiosi ebrei, perché era vietato in Unione Sovietica agli ebrei di organizzarsi in qualsiasi modo. A Varsavia o a Vilna, per esempio, era così che c'erano delle forti contraddizioni tra le diverse ali della resistenza, che erano gruppi socialisti, il Bund, gruppi comunisti, gruppi religiosi, ultrareligiosi, eccetera, eccetera. Da noi non c'era. Le einzelne Gruppen vereinigt sich in Oktober 1941 in einer gut strukturierten Widerstandsorganisation. Es steht an eine Troika, drei Männer, welche können alles und sie leiten diese Organisation und kleine Gruppen mit 10 Leuten. 10 Leute, sogenannte 10. Der Leiter der 10 Gruppe kennt durch seine Leute. Und keine andere Gruppe erkennt, das gut konspiriert gegen Deutschen und diese selbst. Sie haben Angst vor Verraten. Quasi subito, come diceva Felix, si creano piccoli gruppi clandestini che. Che già nell'agosto del 41, cioè un mese dopo che il ghetto viene aperto, già nell'agosto del 41 si uniscono in un gruppo unico di resistenza guidato da 3 persone, 3 maschi molto ben informati, addestrati, che guidavano tutta l'organizzazione. Questa organizzazione clandestina si suddivisa in cosiddette celle, che di solito consistevano di 10 persone. 10 persone di cui che si conoscevano solo loro,
tra di loro. Nessun gruppo conosceva i componenti delle altre celle e si costruivano sempre più celle per essere più sicuri, perché se veniva scoperta una cellula o una cella, le altre erano sicure e si aveva paura sia nei confronti dei tedeschi sia nei confronti di spie ebree che si trovavano in tutti i ghetti. Die hat diese Organisation zuerst die wichtigste der Juden retten. Wir finden einen Weg durch das Ghetto Stacheldraht gehen und finden etwas zur Flucht in Wälder weißrussische. Und zweite war Information. Es gibt keine Nachrichten. Sie können wie geht in diesem russischen Front, wo sind die deutschen Truppen? Nur das deutsche Radio und deutsche Zeitungen waren Radiofunkabhör, geheimliche. Leute bekommen diese Nachricht aus Moskau, schreiben endlich diese Flugblätter und verbreiten weiter und weiter durch die Einwohner von Ghetto. Das eine. Zweitens war eine Kontakte bilden mit diesem Widerstand in russischen Teil der Stadt. Das ist auch wichtig, weil Juden allein können in diesem Zusammenhang etwas selbst machen. Und noch eine große Aufgabe war Retten des Kinder. Es war organisierte Aktion, die kleinen Kinder, welche nicht so ähnlich auf Juden, es geht eine Aktion, gehen von Ghetto gehen zum russischen Widerstand, der russische Widerstand verteilen diese Kinder in weißrussische Kinderhäuser und in die Familien. Meistens das mit anderen Namen, anderen Vornamen. Manche bekommen eine getauft in der orthodoxen Kirche. Und meine Mutter war ein der ersten Mitglieder der Widerstandsgruppe. Kann ich übersetzen? Ja, bitte. C'erano praticamente due settori di lavoro più importanti di cui si dedicava l'organizzazione clandestina della resistenza ebraica. Il primo era trovare modi per far scappare gente dal ghetto, scoprire di come aprire dei varchi per far scappare della gente e creare precedentemente una situazione in cui questa gente poteva sopravvivere. Non valeva solo aprire il filo spinato, far scappare della gente, se poi dopo queste persone non sanno dove andare, come nascondersi, come organizzarsi, cioè preparare la fuga di più persone possibili, entrando in contatto con la resistenza o con le organizzazioni clandestine bielorusse che si trovavano a Minsk e che si trovavano a volte anche nei boschi intorno alla città. Il secondo lavoro importante era la diffusione di informazioni. Nel ghetto non c'era nessun tipo di informazione, non c'erano radio, erano vietati, non c'era un giornale, non c'era la TV, non c'era niente. Alla gente del ghetto, che erano decine di migliaia, non arrivava nessuna informazione su come andava la guerra, se l'Armata Rossa avanzava o no, ed era dal punto di vista morale molto molto importante reperire queste informazioni, scriverle e moltiplicare l'informazione sull'andamento della guerra all'interno del ghetto. Giusto, una azione. Wie viele Kinder sind auf diese Weide gerettet worden? 300. Diese Wege. Un'azione, secondo me, che ero bambino, molto importante, era una collaborazione tra l'organizzazione clandestina del ghetto e la resistenza bielorussa fuori dal ghetto per salvare dei bambini ebrei. Si prendeva contatto con parti della struttura della resistenza bielorussa e si portava uno alla volta dei bambini ebrei fuori dal ghetto, li si collocava dentro a famiglie russe, bielorusse, cambiandogli il nome, a volte
Cosa, come si dice quel, quando i bambini all'inizio li portano in chiesa e li fanno diventare battesimo, giusto? A volte li facevano anche, li battezzavano e li cambiavano proprio l'identità per salvarli. In questo modo, durante pochi mesi, sono stati salvati più di 300 ebrei, 300 bambini ebrei del ghetto di Minsk. Meine Mutter war eine der ersten Mitglieder der Organisation. Sie leitete eine 10-Gruppe, die Lettern aus der deutschen Druckerei und Waffen aus der Reparaturwerkstatt Stalin. In unsere Zimmer kommen oft Freunde, fremde Leute. Sie flüstern mit meiner Mutter, brauchten und holen Pakete und Taschen. Bald kannte ich ihre Namen: Tante Slava, Zilia, Katja und Onkel Girsch, Aaron. In den Paketen waren gestohlene Waffenteile. Mia madre faceva parte sin dall'inizio di una di queste cellule di circa 10 persone della resistenza clandestina. Quella cellula aveva il compito di rubare un impianto per poter produrre prodotti di stampa dagli uffici tedeschi o procurarsi il materiale in modo da poter installare una tipografia clandestina nel ghetto e di portare nel ghetto pian pianino armi oppure pezzi di armi per potersi costruire all'interno del ghetto delle armi. Io mi ricordo, scusate, io bin schuldig zu viel sprech. Ich hab einen Frosch im Hals. Aber du musst übernehmen, Matthias. Nein. Ich erinnere mich daran. Ah, no. L'italiano. Das, die Gruppe. Ah, ja, ich habe die Sprache verwechselt. Ja. Io mi ricordo che spesso nella casa dove abitavamo avevamo delle visite di altre persone, donne, uomini che non conoscevo prima, però velocemente imparavo i loro nomi, per esempio di la zia Slava, la zia Cilia, la zia Katia, lo zio Grisha o Aaron, che regolarmente venivano, portavano del materiale, ritiravano qualcosa, nascondevano dei pacchi sotto il mio letto, che dopo mia madre mi ha detto che nascondevano regolarmente sotto il mio letto delle armi. Yeah. Und die wichtigste Aufgabe war der Kontakt mit Partisanentruppen, weißrussische Wälder schon war Partisanentruppen. Sie kennen vielleicht ihre Erfahrung italienische Guerilla. Die Partisanen brauchen junge, kräftige Leute, bewaffnete. Sie brauchen keine alte Leute, Kinder, alte Frauen und bewaffnete. Das belastet diese bewegliche Partisanentruppen. Una cosa molto importante di cui si dedicava alla resistenza del ghetto era di mettere su una formazione militare, una formazione partigiana, però fuori dal ghetto. E come saprete, naturalmente, anche dalla storia italiana, dalla storia della resistenza italiana, le formazioni partigiane hanno bisogno di donne, uomini più sani possibili, forti, in gamba, nutriti, giovani. E una resistenza, un movimento di guerriglia non ha bisogno di bambini, donne che allattano, vecchi, malati, tutte persone di cui il ghetto era pieno. Cioè una resistenza, una guerriglia è fatta da gente giovane, sempre. Schon in März, April 42, flohen mehrere bewaffnete Gruppen aus der Ghetto in umgebende Wälder. Dort sollten sie fester Kontakt zu schon existierenden Partisanengruppen
knüpfen und auf eigene jüdische Partisanentruppen bilden, die dann später Flüchtlinge aus dem Ghetto aufnehmen könnten. Das war notwendig, weil die manche, ich habe schon gesagt, weigerten, Frauen und Kinder aufzunehmen. Und das Schicksal der Gefangenen, die das in Ghetto verlassen haben, war unterschiedlich. Viele wurden von der Polizei und von der Armee umgebracht. Già nel marzo e aprile del 1942, cioè un anno dopo, cioè meno di un anno dopo l'apertura del ghetto, scappavano i primi gruppi di giovani armati fuori dal ghetto per organizzarsi nei boschi bielorussi, per organizzare una resistenza ebraica, per prendere contatto con altri gruppi che operavano lì, cioè gruppi di cittadini sovietici non ebraici che si erano organizzati per far parte delle loro formazioni, però come progetto futuro per mettere la base per la costruzione di propri gruppi resistenti ebraici in grado anche di ospitare famiglie, in grado anche di ospitare gente che per motivi di età o fisici non poteva partecipare alla resistenza armata. Perché questi altri gruppi di partigiani bielorussi, sovietici, non ebraici si rifiutavano di accettare ebrei normali che non erano disposti a lottare nelle formazioni partigiane. Teilnehmen in Widerstandsgruppen war kein Schutz vor der Erschossen in Zeit der deutschen Aktion. Viele Widerstander, wie alle anderen, gefallen in der Zeit dieser Aktionen. Und zur Sommer 43 geblieben in Minsk-Ghetto nur zwei große Gruppen. Meine Mutter und eine andere Frau leitete die Gruppe Nadja Schuster. Diese Gruppen auch versammeln Waffen und wichtige Waffenteile, Medikamente. Und sie behalten bis lange Zeit die Verbindung mit Partisanentruppen. Schon im Mai 43 organisiert eine jüdische Familienpartisaneneinheit unter dem Kommando von Sholom Zorin. Sicherheitsmaßnahmen zog die Gruppeneinheit in großes Waldstück 80 Kilometer westlich von Minsk. Sie schicken diese jungen, meist junge Leute, sie gut kennen diese Wege in Ghetto und sie junge Leute formieren Gruppe, große oder kleine, und führen in die Partisanenwälder. Das geht so. Wir haben noch 10, 15 Minuten. Ja, das geht. Wir gehen in Ghetto und das weiter. 10 Minuten und Partisanenabteilung. Sì, già nel maggio del 1943, cioè già due anni dopo l'inizio dell'esistenza del ghetto, all'interno del ghetto si trovavano ancora solo due piccoli gruppi di resistenti, di cui uno guidato da mia madre, un altro guidato da un'altra donna ebrea. Tutti gli altri gruppi di resistenti avevano già lasciato il ghetto per mettere la base fuori da Minsk, in una zona che dista circa 80 chilometri dalla città di Minsk, in un bosco molto molto grande, per mettere la base lì, come dicevamo, di costruire un gruppo armato, militare, un gruppo di partigiani ebraici, ma anche in grado di ospitare famiglie provenienti dal ghetto di Minsk. In Juli 43 ist unsere Gruppe, 25 Menschen zählte, gelungen, das Ghetto zu verlassen. Ich war der Kleinste in unserer Gruppe. Wir gingen schweigend, ich bemühe noch mit meiner Mutter, Schritt zu halten. Meine Beine
Tat mir weh, ich wollte schlafen, das war am Nacht. Ich gab mir aber Mühe, die anderen nicht zu behindern. Tagsüber versteckten wir uns tief im Wald. Abends und nachts gingen wir weiter durch den Wald. Erst nach 6. Tag trafen wir die Partisanen. Wir weinen und lachen von Glück. Nel luglio del 1943 il nostro gruppo, che nel frattempo era l'ultimo di un gruppo clandestino della resistenza che lasciava il ghetto, finalmente poteva uscire dal ghetto. Come dicevamo prima, il ghetto era solo circondato dal filo spinato, cioè trovare un buco, un modo per lasciarlo era più semplice che in altri luoghi. Comunque in 25 persone siamo usciti dal ghetto camminando, camminando verso i boschi. Io ero il più piccolo del gruppo e mi ricordo, visto che avevamo lasciato il ghetto di notte, mi ricordo di essere stato molto stanco, che tenevo per mano mia madre, che mi cercavo, mi forzavo di continuare a camminare, di non dare fastidio agli altri, però facevo molta fatica, era notte, volevo dormire, non avevo più forza. Comunque abbiamo raggiunto il bosco, di giorno abbiamo dormito, ci siamo nascosti. Ci siamo nascosti, abbiamo dormito e di notte. Können wir das einfach hier drunter legen? Ja. Dann fliegt es nicht weg. Ja. Auf die Erde? Ja. Comunque, di notte camminavamo, di giorno ci nascondevamo e dormivamo. Però ci sono voluti sei giorni di cammino per arrivare finalmente al punto proprio dentro i boschi dove si era sistemata la formazione partigiana organizzata dai ex abitanti del ghetto di Minsk. E mi ricordo quel momento dell'arrivo, di aver finalmente trovato questo gruppo di persone, che tutti gli adulti si tenevano stretti, piangevano di gioia, cantavano, ed era un momento, un incontro molto bello. It was der Partisan Einheit war für alle Juden über 700 Leute. Eine Gruppe war bewaffnete über 150 Leute, andere waren Kinder, Frauen, junge, ältere. Und 150 Kinder von 5 bis 16 Jahren ohne Eltern, Waisen. Die große Aufgabe des Partisanen-Einheit war, dass sie diese Kinder und alle eine Gerettete aus Ghetto schützen, ernähren und bekleiden. Questo gruppo di cui dal luglio del 43 facevamo parte, consisteva di più di 700 persone. Immaginatevi 700 persone in un bosco, 700 persone di cui una parte erano i propri veri combattenti, circa 150 giovani armati che facevano azioni militari per difendere questo accampamento. Gli altri erano vecchi, donne e circa 150 bambini dall'età dai 0 ai 16 anni, cioè 700 persone di cui 150 combattenti, 150 bambini fino ai 16 anni e il resto donne, uomini vecchi. E uno dei compiti più importanti che si era posto la resistenza era di difendere la vita dei bambini, di far sopravvivere il più possibile i bambini a questo periodo. Quello voleva dire proteggere l'accampamento e procurare il cibo per mantenere in vita, cioè in un bosco dove non ci sono i campi, dove non sono negozi, niente, per mantenere in vita 700 persone. Yeah. In Zeit war warm, wir wohnen in eine Hütte. Wir geht im Winter kalt, in Weißrussland das im Winter sehr kalt, bis 20-30 Grad Frost. Wir bauen gut getarnte Erdhütten.
In diese Wirtshütten war die Pritschen mit, bedeckt mit Stroh. Und wie war diese Ernährung? In der großen Menge Leute darf man etwas essen geben. Im Herbst sammeln die Leute diese Korn, Kartoffeln, welche geblieben auf den Feldern verbrannte Dörfer, weißrussische Dörfer, sammeln Pilzen, Bieren und versuchen finden bei Bauern die Kuh, war eine Kuhherde und eine Metzgerei von Korn, wir machen Mehl, weil eine Mühle, der geht ein Pferd durch in Kreis. Die Mühle ist dort gebaut worden? Nein, es wurde ein Fach mit Steinen, der alte, der Pferd geht und dieser Korn sitzt und bekommt die Mehl. War eine Bäckerei, wo ein Erdhütte eine große offen gebaut und backen das Brot, geteilt. Dieses Brot nicht so zum Wohl des Partisanen, das ist eine Ration, war besser als Ghetto, aber nicht so zum Wohl bekommen. Und war eine Metzgerei. Ich anfang nicht verstanden, warum das eine Metzgerei? Die haben lufttrockene Wurst. Nachdem ich verstanden, es war kein Kühlschrank, kein anderer Verhalten dieses Fleisch. Und jetzt ist passiert, kann man bekommen ein Stück Wurst und ein Stück trockenes Brot, gebackenes Brot, und kann etwas überhalten, 3, 4, 5 Tage, weil Wasser in unseren Wäldern zu viel des Moors. Das heißt, ihr hattet eine ganze Herde Kühe, ja, und ab und zu wurde eine Kuh geschlachtet und ja, die reichte dann mehrere Tage und wurde, ja, an die Leute verteilt. Verteilt das an Kuh, aber manchmal verbereitet diese Wurst. Ja. Und von langer Zeit, luftgetrockene Wurst, ein Delikatess. Ja. Und das bekommen diese Leute, gehen zu einer Ausgabe, zu einem Gleis explodieren. Sie haben etwas bekommen mit der Wurst. Per mantenere in vita tutte queste persone si è messo su una buona infrastruttura col tempo. C'era comunque intorno a questi boschi dove stavamo sono rimasti le rovine di alcuni paesi bielorussi distrutti durante l'avanzata delle truppe tedesche. E a volte si trovava un po' di grano, si trovava sui campi ancora un po' di patate, qualcosa cresceva anche se i campi non venivano coltivati, questo durante l'estate e l'autunno veniva raccolto, nei boschi venivano raccolti i lamponi, le more, le fragole, cioè tutto quello che c'era di mangiabile si raccoglieva, si conservava. In più avevano messo su un piccolo mulino che funzionava con un cavallo che andava sempre in giro a macinare del grano. In più avevamo un macellaio. Io mi sono chiesto sempre da bambino a che cosa serviva il macellaio finché ho visto, cioè per pochi giorni me lo sono chiesto, finché ho visto che parte dell'accampamento faceva un gruppo di alcune decine di mucche. Non avevamo un frigo lì, non c'era niente, non c'era nessuna possibilità per conservare, per esempio, della carne, però erano delle mucche trovate nei paesi dintorni, lì intorno, che stavano soli, che non appartenevano più a nessuno, li avevano portati lì, li mantenevano e ogni tanto la macelleria uccideva una mucca e macellava una mucca ed era abbastanza cibo per distribuire per alcuni giorni all'accampamento e così non era sufficientemente cibo a disposizione per tutto, ma per tutti, ma si mangiava comunque in modo molto migliore rispetto al tempo del ghetto. Le nostre abitazioni
quando c'era caldo, erano delle piccole capanne che si costruivano nel bosco, e d'inverno, dove in Bielorussia fa molto freddo, forse ne avrete sentito, d'inverno fino a meno 20, meno 30 gradi, ci scavavamo delle abitazioni nel terreno, cioè abitavamo sottoterra in dei grandi buchi su delle costruzioni di legno con della paglia sopra, che erano i nostri letti. In unter Einheit war eine Werkstatt zu reparieren Waffen, eine Schuhkerei und Schneiderei Werkstätten. Meine Mutter leitet diese Schuh- und Schneiderei diese Werkstätten. Und in unserer Präsenz waren 6 Ärzte. Sie haben gebaut ein Hospital und zu uns kommen zu der Erholung, etwas operieren, die Leute von anderen Partisaneneinheiten und Einwohner für die weißrussischen Dörfer. Inoltre, nell'accampamento si trovava un laboratorio per riparare, per mettere a posto le armi della formazione militare che avevamo, che come compito aveva la protezione dell'accampamento, ma anche l'attacco a truppe tedesche che ogni tanto cercavano di penetrare nel bosco per fare dei rastrellamenti, giusto per vedere se era tutto in ordine, e se avessero trovato l'accampamento sarebbe stato un disastro. Ogni tanto questa formazione attaccava treni con rifornimenti per le truppe tedesche, utilizzavano anche quello per nutrire la gente nell'accampamento. C'era una sartoria guidata da mia madre, a un certo punto è stato messo su anche una scuola, avevamo un'infermeria, un piccolo ospedale dove lavoravano 6 medici, un ospedale frequentato anche da gruppi partigiani non ebrei che operavano nella zona quando avevano bisogno. Quindi si è costruito nel giro di poco tempo una vera, cioè, l'infrastruttura di un piccolo paese all'interno del bosco. Noch eine, in unserer Präsenz-Einheit, alle unsere Kommandore taten alles für die Erleichterung des Lebens des Kindes, geretteten Kinder und etwas Lebensqualität verbessern. In unserer war eine Schule, verstehen Sie, eine Schule im Tiefwald, neben uns, nicht so weit, war deutsche qualitistische Garnisonen. Eine Schule für Kinder, kein Papier, kein Unterrichtsbücher, alles die Lehrer erzählt auswendig, macht was sie an Sand etwas schreiben oder Birkenkork mit Keule. War ein Pionierabteilung, die Kinder singen und tanzen für die Partisanen, dass etwas eine Freude gibt, diese Kinder. Wir wurden von der Roten Armee getroffen nach einem Jahr, am 6. Juli 1944. Meine Mutter verliert in Minsk-Ghetto 5 Geschwister mit Kindern. Wir kommen nach Minsk. Wir haben keine Wohnung, Klamotten, was wir tragen nach uns. An die Füße, ich habe eine gute Schuhe von Kuhfell gemacht. Wir finden in Minsk in einem fast zerstörten Gebäude einen Keller, etwas in Raum, in Ordnung gebracht, und wir wohnen in diesem Keller lange Jahre. Nachdem ich gehe in Schule, nach der Schule ich gehe in, bekomme medizinische Studium beendet und seit 37 Jahren gearbeitet als Chirurg. Aber übersetzt? Ist okay. Das. Ja.
Come dicevo, è stato istituito anche una scuola. Devo dire che i comandanti di questo accampamento e della formazione formazione militare hanno cercato in tutti i modi di facilitare la vita o di rendere la vita un po' più bella, soprattutto a noi bambini. Per questo motivo è stato messo su anche una scuola, che non è una scuola come ce la immaginiamo noi, cioè ci trovavamo da qualche parte, non c'era la carta, non c'erano le pennarelli, non c'era niente, non c'era neanche da mangiare abbastanza, figuratevi della carta o libri di scuola. C'era qualcuno che si ricordava qualcosa e lo trasmetteva a noi. Ogni tanto disegnavano qualcosa sulla sabbia nel bosco o utilizzavano la buccia, non so, la buccia degli alberi, non so come si chiama, e ci segnavano qualcosa lì. Imparavamo delle canzoni dei pionieri, c'era un gruppo di pionieri, facevamo dei piccoli spettacoli per dare un po' di gioia all'altra gente, cose così. Comunque, siamo sopravvissuti e nel giugno del 1944 il nostro accampamento è stato raggiunto dall'Armata Rossa. Quindi siamo stati liberati anche noi, siamo tornati a Minsk, la nostra casa non c'era più, mia madre non aveva più familiari, aveva perso 5 sorelle più i loro figli. Come dicevo, la casa non c'era più, abbiamo trovato una cantina sotto una casa bruciata nel centro di Minsk, dove ci siamo trasferiti, abbiamo cominciato a vivere lì, siamo rimasti lì per diversi anni a vivere, perché ci è messo molto tempo per ricostruire la città. Non avevamo niente, avevamo quello che portavamo addosso, la cosa più preziosa che avevo erano le mie scarpe fatte dalla pelle, dal cuore, dalla pelle di una di quelle mucche che abbiamo mangiato nel bosco. Poi dopo è ripresa la vita normale, sono andato a scuola, ho potuto studiare all'università e per 35 anni ho lavorato come chirurgo, perché ci tenevo di salvare la vita alla gente. Du hast ausgehalten. Cool. War schön, ich musste nie so machen. Das war total gut. Ich bedanke herzlich Ihren Geduld zu meinem Brocken des Deutsch. Ich bedanke meinen Freund Übersetzer. Er spricht Italienisch, ich glaube, besser als ich Deutsch, und sehr deutlich und ausführlich, viel mehr als gesagt. Vi ringrazio molto per la vostra pazienza, anche per la pazienza dei nostri ospiti tedeschi, di sopportare il mio tedesco un po' difficile. Grazie per la traduzione e grazie di essere stati qua. Ich freue mich. Ich freue mich, dass ich sehe viele junge Gesichter in diesem Saal. Gestern war auch sehr herzlicher Durchgang durch die Stadt, dieser Platz, wo war verbunden mit der Geschichte dieser Stadt. Freut mich, dass ich gehört Melodie, jüdische Melodie und Katjuscha. Das war gestern und heute. Und noch eine. Warum das wichtig für die jungen Leute? Dass ich glaube, dass jeder junge Mann soll eine Impfung gegen den Narzissmus, Antisemitismus, Rassismus und Intoleranz bekommen. Elie Wiesel, ein Holocaust-Überlebender, Nobelist, geschrieben, wenn wir vergessen, sind wir schuldig, sind wir Komplizen. Dass ich glaube, diese Arbeit, diese gute Leute und alle Jugendlichen, das arbeiten gegen Vergessen. Una cosa che mi piace molto è vedere così tanti giovani qua
Mi è piaciuto anche ieri durante il corteo antifascista che abbiamo fatto per il centro di Correggio, un momento molto bello per me, la banda ha suonato la nostra canzone della resistenza ebraica, Mir Seinen Da, e ha suonato la canzone nostra Katyusha, cioè la melodia della nostra canzone Katyusha, mi sentivo molto a casa, vedevo la gente alla finestra a salutare il corteo, molto bello. E anche qui, io penso che questi momenti siano importanti e siano una specie di vaccinazione della gente contro l'antisemitismo, contro il razzismo e l'intolleranza. E come diceva Elie Wiesel, premio Nobel, sopravvissuto alla Shoah, che diceva: se noi dimentichiamo, siamo colpevoli, se dimentichiamo, siamo complici.